Ciao amici, bentornati, bentornati. Dopo un mese sono veramente, veramente emozionata di essere nuovamente qui con voi. Davvero è come se fosse la prima volta, è come la prima diretta. E non vedo l'ora di incominciare questa serata con questa fantastica ricetta. Dei mini plum cake ai mirtilli. Sono contenta perché in questo periodo con molti di voi ci siamo visti, sentiti, e quindi è stato veramente bello rivedervi, conoscervi. In tanti ci siamo visti abbracciati. Ciao! Già ci siete i primi che scrivete. Ludmila, James, ciao, ciao, grazie, grazie. Sono molto molto contenta. Allora, questa sera, come vi ho detto, prepareremo questi mini plum cake ai mirtilli e sarà una ricetta semplice. Ovviamente cercherò di fare tutto in un'ora, quindi questa sera. Ciao Paola, ciao Flora. Questa sera voglio provare a fare una cosa un po' diversa dal solito. Inizierò a cucinare e durante la cottura dei plum cake, vi leggerò e vi commenterò, perché almeno andiamo un po' più veloci rispetto al solito, visto che di solito facciamo sempre le 2 ore, perché appunto io chiacchiero con voi, vi leggo, mi fermo, me la prendo un po' comoda. È giusto che, visto che adesso andiamo verso anche la stagione autunnale, invernale, è sempre più faticoso, no? Rimanere in piedi fino a tardi, fa buio prima. Quindi ho pensato di fare così, nel senso che io adesso cucinerò. Ditemi innanzitutto chi è che cucina con me, quindi scrivetemelo in maiuscolo. Chi cucina mi scrive in maiuscolo anche le domande che mi deve fare, in modo tale che mi appaiono subito evidenti rispetto a chi magari mi saluta o chi magari mi sta facendo delle domande alle quali posso anche rispondere in un secondo momento. Ma chi mi segue e sta facendo la ricetta in diretta, mi scriva con le lettere in maiuscolo, in modo tale che io lo vedo subito. E se ha qualche difficoltà nella procedura della ricetta, posso intervenire subito. Allora, intanto vi leggo, visto che sono veramente pochi minuti che abbiamo iniziato. Grazie di essere sempre con me. Ciao Flora, ciao Stefania, ciao Anna Maria, ciao Michela, Anna Rita, ciao Donatella. Io mangio assaggio. Bene, bene, brava, tu mangi assaggi, molto molto bene, devo dire. Allora, innanzitutto, chi è che cucina con me questa sera? Sono di sicuro Paola, perché me l'ha detto, quindi sono convinta. Ciao Giordana, anche per me è un piacere rivedervi. È stato veramente un mese dove me lo sono presa un po' di pausa per lavorare sul blog. Come vedete, sto pubblicando tante cose nuove e ce ne saranno tante altre, anche perché adesso arriva la stagione che a me piace molto, quella dove appunto ho scritto anche un libro, quello di speciale Halloween, Natale e Capodanno. Perché è la stagione appunto delle feste, quindi arriveranno tante cose interessanti e ho tante cose da farvi vedere, quindi sicuramente ci saranno tantissime novità. E questo mese me lo sono presa appunto per progettare e pianificare un po' le cose da qui alla fine dell'anno, in modo tale che abbiamo tante cose da fare insieme. Allora, ciao Stefania, anche tu cucini con me? Bene, perfetto. Allora, direi che se siete pronti, possiamo incominciare. Allacciate i grembiuli, preparate gli ingredienti che si inizia, ok? Allora, gli ingredienti, ecco, un'altra cosa che vi chiedo questa sera, visto che, come vi ho detto, ciao Silvia, ciao!
Visto che, come vi ho detto, leggerò magari i commenti, quelli di chi non cucina insieme a me verso la fine o comunque durante la cottura dei plum cake, se vedete che qualcuno chiede qualcosa alla quale sapete rispondere, siate liberi di rispondere voi. Quindi se qualcuno interviene a metà, diretta e chiede che cosa sto cucinando, rispondetegli pure, ok? Proprio per non lasciarlo lì ad aspettare che io finisca di fare la ricetta e dirgli poverino di cosa stavo facendo. Interagiamo, interagiamo tutti insieme. Allora, vediamo chi è che c'è. Liliana, ciao, riesco per la prima volta alla tua diretta, ti conosco attraverso Silvia e ti seguo. Ma grazie Liliana, sono molto contenta. Ciao Chiarina, ciao, ciao, benissimo. Io direi che siamo già in tantissimi. Ringrazio le persone che stanno condividendo il video, vi ringrazio, anzi condividete tutti se volete, in modo tale che arrivi più gente e che possa seguire questa alimentazione, vedere quanto è semplice poter seguirla e quante cose buone si possono cucinare senza dover rinunciare a niente. Ok? Allora, questa sera partiamo con questo plum cake. Iniziamo subito. Per prima cosa la farina. Io ho scelto la farina di quinoa bianca questa sera. Sapete che potete farla anche con la farina di quinoa rossa o nera. Chi vuole, e so che stasera ci sarà qualcuno. Ciao Giovanna, ciao Cristiana. So che qualcuno lo farà con l'amaranto. Quindi chi lo fa con l'amaranto, perché mi ha scritto in privato, consiglio di mettere più uova, perché l'amaranto tende a smontarsi e soprattutto a rimanere più umido. Quindi converrà aggiungere un uovo, almeno un uovo, e magari togliere un po' di farina. Quello dovete verificarlo voi. Io parto con quello di quinoa, ok? Stasera Walter, preparerò le mini plum cake di mirtilli, ai mirtilli. Allora, 300 grammi di farina di quinoa, 250 grammi di mirtilli, 70 più 30, e dopo vi spiegherò perché, di zucchero, 80 grammi di olio di vinacciolo, 100 ml di latte di mandorle, 8 grammi di lievito, che è circa una bustina, comunque una bustina, una buccia di limone grattugiata, cucchiaio di zucchero a velo per guarnire alla fine e 3 uova. Le mie sono uova, adesso le peso subito, così ve lo dico, perché le peso col guscio, quindi non sarà effettivamente il peso reale, però per farvi capire, come vi ho scritto nell'articolo questa settimana o la settimana scorsa, le uova sono di più dimensioni. A volte mi scrivete che le mie ricette magari non vi vengono perché non impastano, perché rimangono troppo morbide, dipende dalle uova che utilizziamo. Se io utilizzo delle uova piccole e il peso dell'uovo è 50 grammi, fa da sé che quando voi andrete ad impastare, sicuramente se usate un uovo XL che pesa quasi il doppio del mio, sicuramente ci vorrà meno uova rispetto alle mie. Quindi d'ora in poi devo ricordarmi di segnarvi che tipo di uovo ho utilizzato nella ricetta in modo tale che voi sappiate all'incirca il peso. Queste penso che siano medie, mi sembra che siano medie, infatti col guscio sono sui 60 grammi, dopo le pesiamo, così vi dico all'incirca quanto pesano. E i guanti sempre quando si toccano le uova, ve lo ricordate, vero? Sempre quando si toccano le uova. Allora, saluto gli ultimi arrivati, ciao Domi, sì, va benissimo se frulli la quinoa. Ciao Tiziana, ciao, i miei mirtilli sono surgelati. Allora, per chi usa i mirtilli surgelati, non scongelateli per il momento. Adesso poi vi farò vedere cosa fare. Come vedi, sto seguendo la tua diretta. Bravissima Elisabetta, sono felice di vederti. Ciao Cristina, ciao Cinzia. Stasera ho gente in casa e riguarderò domani il video. Perfetto. Allora, incominciamo subito. Allora, iniziamo. Il cellulare lo mettiamo qua. Iniziamo subito dai mirtilli prima. Così vi faccio vedere cosa andiamo a fare. Innanzitutto li vado a sciacquare un attimo sotto l'acqua. Ok,
Ok, una volta sciacquati, li tamponiamo un pochino. Allora, per chi ce li ha surgelati, invece di lavarli e tamponarli, visto che adesso li metteremo in freezer, li può comunque tirare fuori un attimo e vedere se riesce a fare comunque questo passaggio, che è mettere un paio di cucchiai insieme ai mirtilli in una ciotolina, ok? Quindi andremo a mettere i mirtilli in una ciotolina un po' più grande. E qui arrivano i 30 grammi di zucchero, ma anche se non li pesate, l'importante è che vi ricordiate di mettere, adesso mettiamo 2 cucchiai, 2 o 3 cucchiai, dovrebbero essere abbastanza per... Ok, allora, i miei mirtilli li ho messi tutti a posto. Adesso prendo lo zucchero, ditemi se vado troppo veloce, mi raccomando. Ok, allora 3 cucchiai, anzi anche 2 direi, perché va benissimo, e li mescoliamo bene. Riuscite a vedere bene stasera? Ok, quindi se ce li avete surgelati potete vedere di provare a farlo comunque questo lavoro e vedere se si attacca un po' lo zucchero comunque ai mirtilli. Ecco qua. Ok, per il momento li ho mescolati abbastanza. Adesso questi li andrò a mettere in congelatore con lo zucchero, ok? Lo zucchero è lo zucchero di Barbabietola. No, non so se avete visto che ho fatto un post in questi giorni dove parlavo dei 2 tipi di zucchero, lo zucchero di Barbabietola e lo zucchero di canna. Se non l'avete visto perché ve lo siete persi, lo trovate sul sito dove spiego bene la differenza dei 2 zuccheri e il fatto che comunque quello bianco è sicuramente meglio di quello di canna, perché spesso quello di canna è caramellato, quindi non è veramente integrale, ok? Intanto saluto gli ultimi arrivati perché me li sono persi. Quindi ciao Stefania, Milva, Liliana, Elisabetta, Paola, Nicoletta, Enzo. Allora, mirtilli sciacquati, asciugati con un paio di cucchiai di zucchero, li ho mescolati bene in modo tale che abbiano preso, si sia attaccato lo zucchero. Li mettiamo in congelatore. Il tempo necessario di preparare l'impasto, ok? Quindi non c'è un tempo minimo e un tempo da lasciarli, è il tempo che ci impieghiamo per preparare l'impasto per poi dopo unirli, ok? Quindi li vado a mettere in congelatore. Ok, ricordatevi sempre di accendere il forno in base a quanto tempo ci impiega il vostro forno ad arrivare in temperatura. Voi lo sapete che il mio ci impiega pochissimo, quindi lo accenderò verso la fine. Voi regolatevi di conseguenza, sapete se il vostro forno ci impiega tanto o poco ad arrivare a temperatura di 180 gradi. Quindi mi raccomando, visto che inforneremo a 180 gradi, pensate al momento in cui dovete accendere il forno, ok? In modo tale che se ci impiega tanto, iniziate adesso, perché comunque ci vorranno almeno 5 minuti, 10 minuti per fare tutto. Quindi, secondo me, se volete accenderlo, iniziate tranquillamente. Allora, adesso iniziamo con l'impasto. Vediamo
ti ho detto che volevo pesare le uova, quindi vediamo quanto sono. Ricordatevi sempre di usare i guanti per le uova oppure di lavarvi le mani, ok? Se non vi rispondo adesso, vi rispondo dopo, perché comunque i messaggi non arrivano in tempo reale. Quindi se avete delle domande di chi... Ciao Enzo! Sì, meglio della parodia, anche più bella. Grazie Stefania. Questa cosa della parodia comunque me la dovete spiegare. Eh? Ciao Daniela, Maria Grazia, ciao, ti sto seguendo benissimo. Ciao Marina, ciao Donatella, Piera. Grazie a tutte le persone che stanno condividendo il video. Come ho detto prima, se volete continuare a condividere mi fa solo molto molto piacere, perché così più stiamo meglio è. Grazie Donatella per il complimento. Allora, pesiamo quanto pesano queste uova. Le mie uova pesano 53, ok? L'uovo intero pesa 53 a me, quindi regolatevi di conseguenza in base alle vostre. Il totale delle tre uova è 152, quindi è 50 a testa sull'uovo, ok? Perfetto. Allora, adesso questa la spostiamo perché non ci serve. Perfetto. Allora, le uova le abbiamo messe dentro una ciotola bella capiente, io userò il mio Kenwood, però voi potete usare delle fruste elettriche tranquillamente tipo questo, ok? Oppure anche tipo questo che ha le due fruste elettriche così. Quindi qualsiasi attrezzo utilizzate va bene. C'è anche chi ce l'ha ancora quello manuale, va bene lo stesso, farete un po' più fatica, ma comunque l'importante è usare le fruste, ok? Quindi le tre uova, aggiungiamo lo zucchero. Intanto che monta, leggerò le vostre domande. Allora, per montare bene ci vorranno almeno 5 minuti, quindi io lo metto al massimo e lo faccio montare, ok? Allora, vediamo cosa mi avete scritto. Cristina, ciao Cristina, si può usare una farina di mandorle? Allora, per fare tutto il frutteto non ho mai provato per farlo con tutta la farina di mandorle. Devi provare, oppure aspetti che faccio la prova io, ma ti conviene usare e provare tu, non c'è problema. Non esiste sbaglio in cucina, ok? Ciao Maurizio, ma grazie, ciao Franca, ciao Lucia. Piacere di fare la tua conoscenza, ciao Gio. Oggi mi è arrivato il libro che avevo ordinato speciale di gumi. Va bene, sono molto contenta, Cristina. Katiuscia, ciao, sono Katia. Complimenti, grazie. Ciao, Ermana. Ciao. Cecilia, ciao. Ciao, Stefania. Rosina. Stefania, non darai. Ciao, Gio. Userò farina di quinoa. Ciao, Samuel. Ma che bello sapere che c'è un bimbo che guarda! Ciao Samuel! Fammi sapere se ti piace questa ricetta! Ciao Silvia! Ciao Marco, è un piacere rivederti! E ciao Stefania! Bene, allora intanto le uova stanno montando. Ok? Chi non ha grattugiato ancora la buccia del limone, nel frattempo che le uova montano, può grattugiare la buccia del limone. Io personalmente uso il della patate di solito. Uso il della patate
anche come deve diventare bella soda e spumosa il composto delle uova. Ciao Savino, sono innamorata di più che complimenti come sempre. Grazie Savino. Ciao Silvia. Rosanna, ciao, la farina di quinoa la fai tu? Allora, questa oggi l'ho comprata dal fruttarolo, però la faccio anch'io, ho il kiwi, ho il mulino, quindi sì, la puoi fare tranquillamente a casa. Ciao Stella, questa sera faccio dei mini blue cake ai birilli. Ciao Stefania, ma non hai offesa, anzi, hai fatto un complimento a me, tranquilla. Ciao Agata, da crema. Allora, sta puntando, deve diventare bella, bella spumosa, mi raccomando. Sono passati solo 3 minuti ed è già bella, bella spumosa. Grazie, vedo che state condividendo in tanti il video, veramente grazie. Sono molto molto felice di questo. Ok, io la faccio andare ancora un minuto e mezzo perché siamo già a 3 minuti e qualcosa, in modo tale che finisca di essere bello bello spumoso e possiamo inserire gli altri ingredienti. Ok, Annarita, mi si sente lontano perché non ho ancora acquistato il microfono, non sono riuscita ad attrezzarmi in tempo, poi perché c'è questo che poi funziona. Appena lo spengo mi sentirete meglio. Allora, allora, visto che mi sentivate lontana e sentivate bene la mia voce, adesso ripeto alcune cose. La farina di quinoa sì, si può fare in casa dai chicchi, quindi dovete prendere i chicchi, lavarli molto bene, asciugarli. Se non riuscite a asciugarli bene con lo scrofinaccio, vi conviene metterli o al sole o ad essiccare, quindi a una temperatura bassissima, tipo 30-35 gradi in forno, massimo 50, in modo tale che si riasciughino e quando sono belli secchi, passarli nel mulino, nel macina caffè, nel mixer, nel bimby, dove volete, l'importante è che riusciate a tramutarli in farina. Per quanto riguarda la mia voce, allora è vero, e se mi sentite lontano è perché quando c'è in azione lui è difficile, ho la voce alta ma faccio fatica a parlare sopra a lui e soprattutto perché ancora non mi sono attrezzata con il microfono. Adesso piano piano mi arriveranno le cose che mancano, quindi anche delle luci in più per fare più luce anche su di me perché sono tutta buia, si vede il piano, ma io sono scura, quindi arriverà appunto attrezzatura per avere delle dirette migliori di queste, quindi abbiate soltanto un po' di pazienza, ok? Ok, col bimby vengono buoni lo stesso. Ancora saluto perché mi si è interrotto il video. Se vi si interrompe, provate a uscire e rientrare, perché stasera veramente la linea è perfetta, quindi io non ho problemi. E fortunatamente il tempo mi è assistito, quindi spero che inizi a piovere subito dopo che finiamo, così almeno non ci sono problemi. L'audio si sente non benissimo, Elena, è perché sono lontana. Io vi prometto che prenderò qualcosa per far sì che vi arrivi la voce meglio la prossima volta. Magari non credo che sarà per la settimana prossima, ma mi sto attrezzando, ve lo prometto. Allora, questa è come viene il composto. Vedete che adesso ve lo sgancio.
Vedete che fa tipo un becco, ok? Com'è? Lo vedete com'è bello corposo? Ecco, deve essere veramente bello, bello sodo. Se non è così, continuate a montarlo, perché deve essere molto, molto sodo. Ok, a questo punto aggiungiamo la buccia di limone grattugiato, ok? Mi spiace per la voce, non so come. Sto facendo delle prove, quindi spero che almeno nella registrazione video si senta meglio. Intanto aggiungo la buccia di limone. Ok, perfetto. Anzi, questo lo tengo qua perché adesso mi servirà. Appoggiarci questo. Allora, ho messo la buccia di limone. Sapete che un passaggio importante e fondamentale, che ve lo dico sempre, è setacciare la farina. Perché bisogna setacciare la farina? Importante è setacciare la farina perché quando sia se la macinate voi a casa, sia se la comprate già macinata, ci sono sempre dei residui di pellicina, sia che sia di legumi, che sia di quinoa o comunque qualsiasi altro cereale o pseudo cereale voi abbiate come farina. Rimangono dei residui di buccia e non rovinerebbe la ricetta, quindi è meglio setacciarla in modo tale che queste bucce le teniamo da parte. Quindi io vado ad aggiungere la mia farina. Il mio lievito. Lo metto qua, così setaccio tutti insieme. Perfetto. Ok, questa non ha avuto neanche un residuo questa volta, quindi era bellissima. Ok, allora adesso io volevo farlo. Allora, lo potete fare con la spatola manuale. Io ho questa qui che mi aiuta a non smontare, quindi, ma possiamo farlo anche in modo manuale stasera se volete. Io non ho problemi, così vi faccio vedere. Iniziate a mescolare dal basso verso l'alto, mi raccomando. Si smonterà comunque, però voi più possibile cercate di amalgamare bene tutti gli ingredienti. La farina si deve amalgamare bene con le uova. Ok? Oltre 100 ml di latte, tenetene a portata di mano ancora un pochino, perché se vedete che le vostre uova erano troppo poche o comunque rimane troppo asciutto, sarà il caso comunque di aggiungere un goccino. Quindi adesso poi comunque vediamo insieme la consistenza. Ok, allora io ho mescolato un po', ovviamente non tutto, perché la farina asciuga moltissimo le uova, diventerebbe un impasto troppo duro, quindi adesso vi faccio vedere. Questo è il mio impasto, vedete? Adesso aggiungo il latte, intanto accendo il forno. Ok, allora ho mescolato un po', aggiungo l'olio. La ricetta domani mattina la trovate subito sul blog, domani mattina la pubblico, è già pronta, quindi domani la trovate. E adesso aggiungo il latte. Mi raccomando, non dovete fare grumi.
Magari ve lo scrivo nella ricetta di metterne un pochino di più di latte, perché, per esempio, a me questa sera, col fatto che il mio è molto corposo, mi ha assorbito tantissimo e quindi è rimasto compatto. Quindi andrò a aggiungerne. Sapete che io assaggio sempre, non ce la faccio non assaggiare. Ok, facciamo così. Questo lo mettiamo da un attimo. E aggiungerò ancora un goccino di latte. Ok? Vi dico anche quanto. Quindi alla fine metto 80, era 100-130 metto, perché ho visto che mi rimane troppo asciutto stasera, quindi preferisco aggiungere un goccino in più. Quindi mescolate bene. Ok, adesso sì. Adesso vi faccio vedere come deve essere l'impasto. Probabilmente questa farina di quinoa è più, assorbe di più rispetto all'altra. Arrivo da voi, Così se avete qualche domanda. Ok. Ok, allora, l'impasto è così. Lo vedete? Ok. Quindi questo è l'impasto. Cavolo, ma anche stasera vi si blocca? No, mi dispiace. Ciao Dina, benvenuta. Deve essere cremoso? Sì, deve essere abbastanza cremoso, ok? Questa è la consistenza. Ok? Walter, no, non sono single, ma non credo sia essenziale. Che lievito? Allora, potete utilizzare cremo tartaro e bicarbonato insieme se non trovate un lievito senza amidi, ok? Latte di mandorle. Brava Narita, grazie. È la moda di questo periodo indossare il giubbotto mentre si fa la diretta. L'ho fatto anch'io, provaci. Giubbotto mentre si fa la diretta, ma no, ma che giubbotto, fa un caldo da così, non si può, fammi vedere l'impasto. Sì, Paola, eccomi, scusami, arrivo subito, ecco, è così. Lo vedi? Ok, vai a prendere il giubbotto. Ok, grazie Barbara. Allora, i mirtilli. È il momento dei mirtilli. Li ho tirati fuori dal congelatore con il nostro zuccherino e li andremo a mettere nel nostro impasto. Mi raccomando, fate adagio quando mescolate con i mirtilli, sennò si spappolano, Ecco, una cosa che non ho fatto, mi sono dimenticata. Ne teniamo 12 da parte. Adesso vi faccio anche vedere perché. Anche se c'è uno zucchero va bene lo stesso. Allora, 12 mirtilli. 1, 2, 3, 4,
anzi 8, 5, 6, 7, 8, o meglio, in base allo stampo che avete, perché il mio ne ha 8, quindi ne tengo 8 da parte, da mettere sopra. Quindi vado ad aggiungere i miei mirtilli al composto. Ok, questa non l'abbiamo usata. Il mio forno è già arrivato in temperatura, ma intanto io mescolo i mirtilli, che si dovranno amalgamare bene con il composto, eh? Adagio adagio, mi raccomando, non rompeteli. Ok, perfetto. Allora, io li ho amalgamati molto bene. Adesso vi faccio vedere. Ok, li vedete? Sono ben amalgamati. Ciao Irene, come hai fatto, come ho fatto io? Indossa qualche minuto, poi se è caldo lo togli. Ma come hai fatto tu? Dove? Io non ti ho visto, Irene. Ciao Elena, mi sono persa all'inizio, guardo, poi domani li faccio. Bravissima Roberta. Paola, quindi hai visto l'impasto? Ti è venuto uguale? Grazie Luigi, ciao. Scusa Elena, quando tu dici che posti sul blog cosa intendi? Non è questo da dove ti sto vedendo. La ricetta la posto sul blog, adesso ti scrivo il sito. Questo è per Marco, Monica e Marco. Questo è il sito dove io di solito pubblico le ricette. Anche a me piacerebbe, ciao Alex, anche a me piacerebbe molto vedere la tua diretta in giubbotto. Ma cosa vuol dire in giubbotto? Fatemi capire perché io non ho capito. Metti il giubbotto, ma che giubbotto? Dove trovo l'inizio? Me lo sono persa. Viviana, lo vedi alla fine. Adesso io sto già morendo, sto sudando, lui mi dice parlare di giubbotto, cioè veramente non ce la posso fare. Comunque, allora, siamo arrivati al punto che dobbiamo mettere l'impasto nei plum cake. Via, pronti via, così informiamo e mi faccio quattro chiacchiere con voi e mi spiegate bene la storia del giubbotto. Voglio assolutamente che mi mettate un post dove mi fate capire cosa vuol dire questa storia del giubbotto, eh? Ok? Perché qui tra la parodi, il giubbotto, ogni volta che vedete qualcosa di nuovo non riesco a starvi dietro, avete troppe idee, siete peggio di me. Allora, io non metto i pirottini dentro allo stampo e adesso vi spiego anche perché non lo faccio. A differenza dei pirottini che uso di solito, ma guardate che forse mi viene un'idea. Ecco, con questi posso anche farlo. Allora, ci sono più tipi di pirottini in vendita, quindi potete scegliere quelli che più volete, che più vi piacciono. Questi tendono a come si dire, come si dice, a stringersi sui fianchi. Quindi se li mettete dentro, o quando poi andate a metterci il composto, tenderà a fuoriuscire, nel senso che conviene che li riempiate in mano. Invece se comprate tipo questi, che sono di carta, sono fantastici, potete anche evitare di usare a questo punto il contenitore, lo stampo. Questi pirottini sono bellissimi perché sono in carta da forno, ma di quella resistente, e potete benissimo lasciarli qui e riempirli tranquillamente. Adesso io prendo un bicchiere d'acqua perché almeno scende meglio l'impasto.
Comunque, tornando al giubbotto, ragazzi, ho tutto l'inverno per potermi vestire e baccuccare. Quest'inverno magari mi vedrete anche con i paraocchi perché morirò di freddo, quindi non abbiate timore, mi vedrete vestita col giubbotto, secondo me, ora di questo inverno. Poi oggi si scappa dal caldo, quindi direi di no. Allora, quali pirottini preferite che utilizzo questa sera? Questi o questi? Ditemi qualcosa. Vogliamo il giubbotto, Elena, che tu ti ci metti? È vero, l'ho fatta anch'io la diretta con il giubbotto. Ma cosa vuol dire il giubbotto? Vai a prendere dalla maglia il giubbotto, divertente. Vabbè, stasera mi viene difficile, prometto, e visto che me l'avete chiesto, farò una diretta col giubbotto. Magari domani mi collego e metto il giubbotto, va bene? Al posto dei pirottini. Dove li compro? Io li compro su Amazon, quindi vi metterò il link sotto la ricetta domani. Paola Garutti, così almeno sai che mi sto riferendo a te. Cosa vuol dire al posto dei pirottini? Perché non ce li hai? Ti conviene fare come fai per i muffin, quindi con il pennello in silicone e un goccino d'olio, ungi bene 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 lo stampo e poi ci metti dentro l'impasto, ok? È l'unico modo che c'è. Ciao Daniela, dove ti acquisti quelli di carta resistenti? Sempre su Amazon, vi metto il link sotto la ricetta domani. Vediamo il giubbotto, giubbotto, e vado giro con il giubbotto. Quelli che ho messo sembrano meglio. Ok, fai metà, ok? Ripeti gli ingredienti. Ciao, dai, falla adesso la diretta con il giubbotto. Ciao, Brunella, pubblica domani. Perfetto. Allora, metà. Ok, così vi faccio vedere. Con questi vi faccio vedere dopo io come li conservo. Con questi invece li mangerò subito perché sarà difficile conservarli sotto vuoto. Ok, allora, visto che mi avete detto metà e metà, facciamo metà e metà. Ok, allora, stasera siete scatenatissimi, eh? Non vedevate l'ora di ricominciare queste dirette. Comunque anch'io, sono molto emozionata stasera, perché era da tanto che non ci vedevamo. Incomincio con questi, per farvi vedere. Allora, cucchiaio bagnato. Ok. Iniziate mettendo la stessa quantità in ogni pirottino, poi al massimo andiamo ad aggiungerne. Quindi per il momento io ne ho messi due. Vedete che tendono a tutti deformarsi questi qua. Però poi sono comodi per quando dovete metterli, se non li fate fuori tutti come me, perché io non amo. Faccio più colazioni salate, come è giusto che sia, quindi mi durano tantissimo perché io li metto in congelatore. Dopo vi faccio vedere come li congelo, ok? Che buono, mamma mia! Ok, devo ribagnare il cucchiaio adesso, tra poco perché non scende più il composto. Ecco, finito sul mio dito. Poi ragazzi, quando mi dite che assomiglio alla Parodi, magari assomigliassi alla Parodi. Lei cucina coi tacchi, un tacco alto così, io li uso, ma per uscire. Cioè, non riuscirei mai a cucinare con un tacco alto così. E io sono in infradito praticamente. Vabbè, allora, riempio anche gli altri pirottini. Sta iniziando a piovere, ragazzi. Speriamo che sia clemente fino alla fine della diretta.
Non avete idea. Non avete idea di quanto è buono. Ed è il profumo che avrete per casa, quando avrete finito. Mi sa che l'ultimo non viene stasera, perché stanno venendo troppo vuoti questi. Ok, allora aspettate. Puliamo bene la ciotola da tutto il composto, così da usarlo tutto e non lasciare niente. Ok, questo lo bagniamo. Raccogliamo bene l'impasto. Ok. Abbiamo quasi finito, adesso inforniamo, ragazzi. Avete acceso il forno? Deve essere 180 gradi, bello caldo, eh? Mi raccomando. Okay. Mi è venuto uno in meno stasera. Faremo così perché quello non riusciamo a riempirlo, quindi. Ok. Quindi la moda è fare i video con il giubbotto, questo mi state dicendo, giusto? Ci siamo, eh? Scusate, mi sono concentrata un attimo a riempire i muffin e i miei plum cake, scusate, il lapsus. E adesso arrivo da voi. Ok. Voilà. Eccolo, sta arrivando il temporale, ragazzi. Speriamo di fare in fretta. Mettiamo i mirtilli che abbiamo tenuto da parte sopra. Come guarnizione, così al centro. Questo era avanzato. Ok. Inforniamo 180 gradi, 20 minuti. Poi faremo la prova a stecchino prima di tirarli fuori. Ok, allora adesso mi metto un attimo qua con voi e leggo
cosa mi state scrivendo. Perfetto. Allora, ok, domani, non domani, dai, no, adesso, ma ragazzi, io non ho un armadio qui a pian terreno, devo andare a piani sopra, quindi dovrei lasciare il video senza di me per almeno 5 minuti per salire, prendere il giubbotto e scendere. Vi garantisco e vi prometto che la prossima volta parto con il giubbotto e se riesco domani mattina vi faccio un bel video di me con il giubbotto, così vi dico, avete visto? Ok, grazie, cosa stai facendo? Allora, ho fatto dei mini plum cake ai mirtilli. Scusate se sono al buio, ma per vedere cosa state scrivendo facciamo così, mi tengo un po' più distante. Ciao, è vero, manchi solo tu, vai a prendere il giubbotto. Ma io questa storia del giubbotto, allora, facciamo una cosa. Quando ho finito la diretta mi dovete taggare in qualche video, anche nei vostri, mi fate vedere la storia del giubbotto. Questa sera ormai è stata manipolata dal giubbotto, ok? Sono nuova del campo. Fermati un po' e mettiti il giubbotto, ok? Va bene, speriamo di trovarli gustosi. Ma certo, sono buonissimi, guardate, che lievito ho usato, crema tartaro e bicarbonato, fate metà e metà. Spettacoli, farò sicuro per Dennis. Brava Anna Rita. Voi mi state facendo impazzire questo giubbotto. Sei più bella tu, grazie. Non è vero, si mette scalza. La Parodi si mette scalza. Ok, prepari un cake col giubbotto. Allora, se piove, il giubbotto al massimo, certo. Giubbotto, giubbotto, sono arrivata tardi. Vittorella, ma allora, ok, cosa mi sono persa? Che vogliono tutti che vada a mettere il giubbotto. Stati col forno, il mio è ventilato, ok? Maria Grazia, buon uomo, il mio forno è ventilato, non ce l'ho statico, quindi mi riesce tutto benissimo anche col ventilato. Io quello ventilato, quale temperatura da mettere? Il mio ventilato ho messo 180, quindi vai pur tranquilla. Ha già grandinato, speriamo che non grandini qua. No, Paola, ventilato. Sicuramente, guarda Annalita, se ce l'avete statico, usate lo statico. Il mio è ventilato, non ce l'ho statico, quindi per forza di cose devo usarlo ventilato. Sì, Agata, esatto, tu che sei di Crema sicuramente sentirai come i miei, infatti è iniziato a diluviare. La ricetta la metto domani e comunque trovi gli ingredienti nella mia pagina Facebook dove stai vedendo il video. Quando ho finito, se tu vai nella mia pagina, trovi la lista degli ingredienti che ho messo per cucinare questa sera. Comunque domani mattina la trovi sul sito. Io non posso mangiare dolci, ma li voglio fare per mio figlio gruppo zero. Bravissima, Stella Luna! È un complotto di birbanti. Esatto, posso fare anche con forme rotonde, certo. Io ho fatto i mini plum cake, ma potete fare i muffin, va benissimo. Ok, è un tormentone il giubbotto, infatti non l'ho capito neppure io. Allora, mancano 17 minuti. Intanto voglio sapere da chi sta facendo la ricetta. Ha avuto problemi? Avete avuto difficoltà? Siete riusciti a fare tutto bene? Paola, sei riuscita a seguire tranquillamente? Il gruppo A può mangiare dolci? Allora, io i pirottini per muffin, uguali, poi li comprerò. Sì, Roberta, falli con i muffin, va benissimo. Allora, Mariana, la storia dei dolci. Allora, non è che il gruppo A o il gruppo 0 possono mangiare meno i dolci. Sarebbe preferibile limitare l'utilizzo dei dolci sempre, ok? Per tutti i gruppi, non è che soltanto per il gruppo A. Il gruppo A è meglio che non mangi i dolci cremosi, quindi la crema, i budini, il gelato, tutte quelle cose cremose. Il gruppo A sarebbe preferibile che non lo mangi. Per quanto riguarda i dolci, può mangiarli, ovviamente con moderazione. Cosa vuol dire con moderazione? Che il dolce non deve essere tutti i giorni, tutte le mattine, ok? Quindi mi raccomando di mangiarlo soltanto in determinati momenti, ok? Allora, vediamo se mando un messaggio.
al mio compagno se mi porta giù questo giubbotto, visto che lo volete tanto. Vediamo, eh. Se mi legge, magari mi viene incontro. Ok, nel tempo che stai lì seduta, adesso a prendere il giubbotto. Ho chiesto al mio compagno se mi ascolta e mi legge di prendermelo. Vediamo se lo fa. Se lo fa, vedrete che metterò il giubbotto. Allora, io ci sto provando con farina di amaranto, niente zucchero, se no non posso mangiarne, e un uovo in più. Ok, allora Michela, se non basta un uovo, mettine anche due in più, il problema è quello, ok? Perché l'amaranto tende a smontarsi con la farina, quindi piuttosto, se ormai hai messo un uovo solo in più, quindi quattro uova invece che tre, metti 200 grammi di farina invece che 300, cercate di vedere che il composto deve diventare come il mio, perché quello di amaranto tenderà a rimanere più sgonfio, quindi non verranno dei bei muffin se non li fate bene, ok? A parte che di solito il problema sussiste su quello grosso, su quelli piccoli, visto che anche quando faccio i muffin con l'amaranto, di solito comunque mi vengono abbastanza bene, quindi vediamo. Sento dei movimenti, penso che adesso me lo portino giù botto, state tranquilli, a prescindere dal tipo di gruppo di zuccheri non vanno presi per chi soffre di patologie. Bravissima Narita, soprattutto per chi soffre di patologie non si può assolutamente utilizzare gli zuccheri, quindi i dolci e anche la frutta, perché in questo caso anche se non avessi messo lo zucchero ci sarebbe stato comunque la frutta. E a vostra grande richiesta, il benedetto giubbotto, ok? Ta-da! Non so perché, ma tutti questa sera chiedono giubbotto. Ecco qua, come alla Fonzi praticamente, ok? Con il grembiule, tutto in tinta però, giusto perché io non amo non mettermi in tinta, quindi ho il grembiulino rosa, i pantaloni viola e il giubbotto viola, ok? Vado bene così? Ta-da! Modello Giuditta, ok? In cucina però adesso sto morendo di caldo con il forno acceso, quindi lo metterò qua. Vi ho accontentato. Finché aspetti prendi il giubbotto, ok? I mirtilli soggiogati non sono al massimo, si sono un po' sciolti. Ecco, quello è il rischio, però si sono sciolti per via dello zucchero o si sono sciolti quando li hai tirati fuori e li hai mescolati con l'impasto, Paola? Così almeno vediamo. Quindi l'impasto è scuro. No, che peccato. Sì, il composto è sodo come il tuo. Spero non rimangano crudi. Allora, Michela, prova ad abbassare un po' il forno e a mettere 5 minuti in più. Quindi fai 170-25 minuti per far sì che non per far sì che non rimanga crudi. Da dove è uscito? Ho chiesto a Giacomo di farmi di portarmi il giubbotto perché sennò allaccio la cerniera. Ma voi volete farmi morire? Fa un caldo micidiale stasera qua dentro. Io ho il forno acceso. Va bene, allora allacciamo anche il giubbotto. Ma voi siete matti con 40 gradi fuori? Ok, allora allacciamo anche il giubbotto. Faccio tutto quello che mi chiedete. Non so se avete un'idea, eh? Ok, Madonna, che caldo. Modello Giuditta, ecco qua, va bene? Vado bene con il giubbotto così? Perfetto. Tac! Ok, dai, indossalo un po', ok, perfetto, chiudi la cerniera, va bene. Quando ho mescolato si sono sciolti macchiando, ok, ma perché si sono spappolati quindi? Ma tu li hai lasciati fuori dal freezer? Quindi li hai tirati, Paola, li hai tenuti fuori dal congelatore? Come si dice, i mirtilli, perché se erano congelati avresti dovuto metterli direttamente dentro. Infatti, i miei erano belli congelati quando li ho messi dentro, quindi è per quello che non hanno lasciato il colore. Quindi magari è per quello che si sono un po' spappolati. Bellissima, grazie. Ma non stare a sentirela, ma sì, ma intanto non è mica un problema, se fosse per quello, adesso fra poco muoio però. Ma tu sei fuori, più o meno un clair d'agosto. Ok, allora,
Paola, no, non ho capito no a che cosa mi hai risposto, perché ho detto più cose in base per i mirtilli in congelatore, non ho capito perché cosa mi hai risposto no. Quindi se vuoi scrivermi, Gio, perché me l'hanno chiesto in tantissimi e volevo accontentarli. Lo sapete che io se posso vi accontento e poi comunque mi piace stare al gioco, sono una persona che ama gli scherzi. Quindi, che se anche fosse stato uno scherzo, non mi faccio problemi, mi piace stare al gioco e finché posso, non vedo se è una cosa innocente, non vedo perché non farlo, ok? No, Alex, fa troppo caldo, veramente, stavo morendo, non posso tenerlo su, se non volete vedermi svenire con il forno acceso, direi di no, ok? Mancano 10 minuti, se avete altre domande, intanto fatemele che così... Nel frattempo che vengono pronti, vediamo le vostre difficoltà o che cosa avete avuto bisogno. No, non li avevo lasciati fuori. Ok. Peccato però, perché cavolo, se ti hanno macchiato, vabbè, comunque vedrai che verranno buoni lo stesso, fidati. Ok, quindi. Adesso prendo gli stuzzicadenti perché mi serviranno per. Ecco che ho accorciato, mi serviranno per vedere se sono pronti i muffin. Ok. Ragazzi, sta venendo più belli di quelli dell'altra volta. Intanto vi faccio vedere come li ho conservati io. Ok, allora, sapete che tutte le volte vi parlo di qualcosa di nuovo. Adesso vi faccio vedere anche la macchinetta, così almeno. Ovviamente per fare questo dovete aspettare che siano veramente freddi, cioè non è che dovete farlo con i plum cake o i muffin ancora caldi, ok? Allora, perché il sottovuoto? È una scelta che ho fatto dopo aver, l'anno scorso, questo è il mio plum cake che ho fatto l'altra volta, ok? Vedete? Faccio vedere. È un sottovuoto, ok? Utilizzo dei sacchettini apposta per il sottovuoto con la mia bella macchinetta che prima mi sigilla i bordi, quindi io metto un bordo, me lo sigilla e dopodiché dalla parte aperta inserisco il muffin o il plum cake, quello che è, così, e poi lo metto e me lo risigilla. Lui succhia tutta l'aria e crea il sottovuoto e lo metto in congelatore. Allora, quali sono i punti positivi, i lati positivi del congelare gli alimenti sottovuoto? Congelare gli alimenti sottovuoto è molto comodo ed è veramente efficace perché mantiene tutte le proprietà intatte del prodotto che siete andati a cucinare e a congelare, non solo i prodotti cotti, ma anche quelli crudi. Quelli cotti come un muffin, un plum cake, una torta, messi sottovuoto, fa sì che quando voi li andrete a scongelare, e io l'ho fatto perché li porto in ufficio, non ci sarà bisogno di metterli in forno per farli rinvenire e rimarranno tali e quali come nel momento in cui li avete tolti dal forno, quindi la stessa fragranza, il stesso profumo, lo stesso sapore, non cambierà niente, non sapranno di acqua e non entrerà neanche un granello di ghiaccio dentro. Quindi cosa vuol dire? Che il vostro prodotto rimarrà tale e quale a quello di adesso ed è ottimo perché congelandolo voi potete fare anche una teglia di muffin. E non per forza mangiarli tutti entro la settimana, visto che soprattutto il dolce va mangiato raramente, e già una volta alla settimana è troppo. Questo metodo è ottimale, soprattutto se siete una famiglia come noi, che siamo solo in due, non è che ce li mangiamo tutti i giorni.
quindi ci durano per un po'. Infatti questi adesso dovrò congelare anche questi, perché allora con il periottino di carta questo è stato facilissimo. Dovrò vedere stasera come farò con questi qua, che sarà un po' più complicato secondo me, ok? Con la carbonara come te la cavi? Bene, che gruppo sei? Io sono gruppo sanguigno 0, ok? Venerdì prossimo diciamo giarrettiera. quella non so neanche più se ce l'ho, perché sto facendo grandi pulizie per un libro bellissimo che ho letto, e quindi che si chiama Il magico potere del riordino di Marie Kondo, e penso di averla data via. Anche io nella diretta bevo il piumino, ma voi siete matte. Ciao, dove trovo la versione dei waffle dolci? Waffle, ma Nadia, tu intendi proprio i waffle, quelli con la piastra? Devo ancora metterla la ricetta. Bella, brava e simpatica, grazie Elena. Indossa il grembiule sopra il giubbotto per cucinare, ma tu sei fuori. Ma fa caldissimo, puoi ripetere gli ingredienti? Certo che li ripeto. Allora, 300 g di farina di quinoa, 250 g di mirtilli freschi, 80 g di olio di minacciolo, 130 ml alla fine usato di latte di mandorle, 70 più 30 g di zucchero, quindi sono 100 g, ma poi li useremo separatamente, 3 uova, una buccia di limone grattugiata, mezza bustina di zucchero che sono circa 8 g e dello zucchero a velo, ok? Grande, ok, simpatica, lo di sicuro, altrimenti avrei andato a quel paese con tutto il giubbotto. Grazie, Gio. Ma si possono congelare? Certo, guarda, sono perfetti. Per quanto riguarda il gruppo A, cosa posso mangiare la sera per cena? Ho iniziato da poco la dieta del dottor Mozzi. Allora, Miriana, la sera quello che bisogna mangiare è soltanto proteine e verdure. Proteine quali? Carne, pesce, uova, ok? E come verdure tutte quelle consentite al tuo gruppo sanguigno, quindi ti puoi fare una bistecca di tacchino con delle coste, ti puoi fare un filetto di salmone con degli spinaci, ti puoi fare del merluzzo con le carote, ti puoi fare del petto di pollo, una coscia di pollo con dei broccoli, ok? In base al gruppo puoi scegliere anche le verdure che più ti piacciono. Ma dai, lasciatela tranquilla, che siete. Ma sì, ma non c'è problema. Guardate che non c'è veramente problema. Se non avessi voluto, non avrei chiesto il giubbotto, di portarmi il giubbotto per farlo. Quindi non ci sono proprio problemi. Ok, spero che il discorso del sottovuoto vi possa essere d'aiuto e vi sia interessato, perché io da quando l'ho scoperto la macchinetta del sottovuoto, che è l'anno scorso, non l'ho più abbandonata, perché quando pensate, quando vado al supermercato e compro la carne o il pesce, la prima cosa che faccio è toglierla dalle loro confezioni, la sciacquo, la tampono bene, 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 deve essere bella asciutta, perché se no si fa fatica a fare il sottovuoto, la bella asciutta la metto e faccio il sottovuoto e la congelo. Quando la vado a tirare fuori, la carne è ancora intatta come quando l'ho comprata, in più viene un po' frollata, quindi è ottimo, direi. Figurati, Mariana, ti consiglio questo libro del dottor Mose, che trovi l'elenco di tutti i cibi e consentiti non. Bravissima Narita, e anche la app è molto buona, perché soprattutto quando vai a fare la spesa magari non ti porti dietro il libro del dottor Mozzi, ma l'app, adesso ve la faccio vedere, è comodissima, che è questa qua. Ok, questa è l'app originale del dottor Mozzi. Ok, vedete? Questa è l'app originale ed è comoda, soprattutto se dovete andare a fare la spesa o se vi vengono dei dubbi sugli abbinamenti, perché nel momento in cui create il pasto, c'è la possibilità di creare il pasto, vi dice quali sono gli alimenti che potete abbinare e quali no. Ok? Allora, manca un minutino alla fine della cottura. Voi come siete messi con i vostri plum cake? Tutto bene? Tutto bene, ragazzi?
Dai, prima di finire me lo rimetto il giubbotto. Appena spengo il forno, lo prometto. Adesso fa troppo caldo. 53 secondi e abbiamo quasi finito. Io ce l'ho, ho anche l'app per le associazioni corrette. Bravissima, perché la cosa bella di questa app del dottore è che puoi fare crea pasto, questo qua, crea pasto. Adesso si è impiantata perché non ho linea. Il mio telefono fa un po' i capricci. Allora, riproviamo. Vi faccio vedere. Crea pasto. Gruppo A. Crea pasto. Ok. Creando il pasto vi presenta tutte le categorie. Tutte le categorie, quindi cosa fate? Tu vuoi mangiare la sera? Vuoi mangiare la carne? Dice innanzitutto quali sono le carni che puoi mangiare, Miriana. E facciamo che vuoi mangiare lo struzzo, facciamo un'ipotesi, ok? Mangi lo struzzo e lo metti nella lista. In automatico ti toglie tutte quelle che non puoi più mangiare insieme allo struzzo, quindi ti dice che l'agnello, l'anatra, ok, tutto il resto non lo puoi più mangiare. E ti toglie anche tipo i cereali, non li puoi mangiare insieme allo struzzo, perché no, ti dice che non va bene. Allora cosa dici? Io voglio mangiare insieme allo struzzo un ortaggio, ci mangio le carote. Ti dice che va bene, quindi carote e struzzo va bene. È molto facile e intuitiva, quindi veramente è fatta proprio bene l'app ed è molto utile. Ok, i nostri mini plum cake suonano. Vediamo se sono pronti con la prova a stecchino, ok? Wow, ragazzi, sono fantastici. Perfetti, direi. Adesso vi faccio vedere anche qua lo stecchino, eh. L'ho fatto qua perché allora il forno l'ho spento, vi faccio vedere. Lì ho beccato un mirtillo. Lo stecchino è asciutto, vedete? Perfetto. Quindi ho fatto 180 gradi 20 minuti e sono più che sufficienti. Adesso dovremmo farmi raffreddare, però se trovo un piatto. Anche se non mi fa impazzire. Senza scottarmi. Ok. Allora, facciamo così. Invece del piatto, li appoggiamo qua sopra. Scottano, ragazzi. Adesso mi ustionerò le mani, come al solito. Cotta di brutto. Ah. Magari non fatelo come sto facendo io, perché scotta davvero tantissimo. Ai ai ai. Li volevo togliere per farvi rivedere, ma scottano tantissimissimo.
mani di amianto, perché ci vogliono veramente le mani di amianto qua. Ok, perfetto. Così togliamo questa e questa. Questo lo mettiamo qua. E questi sono i miei muffin, i miei plum cake. Stasera ce l'ho su quei muffin, scusate. Allora, vediamo di non farli cadere. Facciamo così. Ne prendo in mano uno che è più facile, questi. Guardate. Lo vedete? Questo è il mio mini plum cake. Ok, ragazzi, sono stata bravissima stasera, eh? Un'ora ce l'ho fatta, ce l'abbiamo fatta questa sera, super organizzati. Non mi sembra neanche vero. Allora, è a pagamento l'app. Sì, è a pagamento, ma costa veramente pochi euro, quindi ve la consiglio vivamente. Ok, grazie a tutte le persone che stanno condividendo il video, continuate a condividere, guardate, mi fate solo più che piacere. Io ce l'ho dall'iPhone, potrei scaricare, esatto, ho fatto la prova a stecchino, sembra tutto ok, ho informato un po' prima di te, ma lascio ancora qualche attimo. Perfetto, fammi vedere poi Michela, mi raccomando, la scaricherò, brava Miriana. Ciao Olga! Grazie Narita, saluti bellissimi, speriamo che vengano anche a me così, ma certo che vengono anche a voi così, se sentite la ricetta vengono perfetti, aiutati con lo stecchino, no, non si riesce perché veramente avrei dovuto lasciarli lì fino a quando almeno la teglia non si fosse raffreddata, ma ho voluto fare di più e quindi, ma non c'è problema, mi sono un po' ustionata le mani, ma va benissimo, ok, ciao Stefania. Sei tornata quindi, uso una pinza di silicone, no perché non ci è, allora i plum cake, questi qua con la carta bianca, a differenza di questi non rimangono sollevati, entrano tutti dentro nello stampo, quindi quando li devi tirare fuori non si vedono, non riesci neanche a prendere con la pinza, non c'è proprio margine e quindi io li prendo giusto con le unghie, si è bloccato, no, prova a uscire e rientrare. Sono stupendi, grazie, grazie, molto ben fatto, grazie, 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 veramente, grazie Ernesta. Chi di voi li ha già sfornati? Voglio sapere chi di voi li ha già sfornati, se li avete già sfornati, che poi vi saluto, anche se vi sembra strano fare una diretta così breve, però mi sembra giusto questa sera perché vi confesso che se riesco, adesso spero che abbia smesso di piovere, c'è una festa qua a Crema molto bella che fanno tutti gli anni per 10 giorni dura questa festa e io non sono mai riuscita ad andare da quando abito qua, sono 6 anni che abito qua, non sono mai riuscita ad andare. Quest'anno ci siamo ripromessi di andarci anche perché si può anche ballare latinoamericano che io adoro e Giacomo anche, quindi ci piace moltissimo e quindi visto che si può vorremmo andare a fare un giro. Solo che con questa serata, che questa sera è uno degli ultimi weekend che c'è, con la pioggia dubito fortemente che si riuscirà ad andare a fare un giro, quindi vedremo se riusciamo a fare questa toccata e fuga, se smette di piovere, la serata è ancora giovane, come si suol dire. Grazie Miriana, al posto dei mentili si può mettere altra frutta? Allora Maria Grazia. Certo, i plum cake uno li può fare con la frutta che vuole, ovvio, con i mirtilli è un frutto che si presta bene per questa ricetta perché è piccolo, sodo, compatto, li puoi congelare e rimane intatto, ok? Il resto dell'altra frutta, e l'altra frutta non ho ancora provato a fare l'esperimento del congelare e vedere come rimane. Deve essere un frutto sodo, puoi usare tipo l'uva, quella piccolina, come si chiama? L'uva americana, tipo l'uva americana, potresti provare coi chicchi dell'uva americana, però ti dico, devi provare perché non lo so. Grazie Tamara, ti sei arrivata. Bene, bene, sono
Una docetta come te sulla crema poteva vivere. È vero, crema. Allora, ragazzi, io non ricevo più frutta consentita comunque, assolutamente, Annarita, solo frutta consentita al proprio gruppo sanguigno, mi raccomando. Però deve avere una certa consistenza, non è che potete mettere della frutta qualsiasi per questo tipo di ricetta, soprattutto per il fatto che li passiamo in freezer, ok, in congelatore. Quindi ci vuole un certo tipo di frutta. Adesso li lascerò raffreddare perché sono bollenti. Avete qualche altra domanda da farmi con i mirtilli congelati? Come li devo trattare? Allora, Franca, i mirtilli congelati, mi stava dicendo Paola che a lei durante l'impasto, quando ha fatto l'impasto, gli si sono un po' sciolti. Quindi probabilmente è stato lo zucchero che ha facilitato questa cosa. Quindi o li usate congelati senza metterci lo zucchero e li mettete dentro così e li fate subito così, perché secondo me con lo zucchero è possibile che magari faccia l'effetto che ha fatto a Paola e che quindi si sciolgano dentro l'impasto, ok? Io li voglio fare con i frutti di bosco. Brava Stefania, bellissima idea. Anche se che tipo di frutto di bosco? Perché non so se la mora si presta bene per questa. Il ribes sicuramente. La mora non lo so, mora e lampone. Devi provare. Fantastici, davvero da fare. Brava Annarita, voglio vederli fatti per tuo figlio, mi raccomando. Sempre congelati ce li ho. Sì, va bene. Va benissimo, sempre congelati. L'importante è che, come ho detto, a questo punto quelli congelati mi sa che il passaggio con lo zucchero non è consigliabile. Io non li ho ancora provati, però a detta di chi stasera li ha cucinati, come Paola, Paola, se poi vuoi dirci anche la tua, ha detto praticamente che gli si è diventato tutto un po' violetto perché alcuni si sono squagliati. Anche il mio comunque in alcuni punti è diventato violetto, vedi? Qua è diventato viola. Ok, perché comunque il mirtillo lascia giù, un po' di colore, quindi ci sta. Ok, Paola, mostraci la foto. Ce l'ho fatto, mo' fotografo. Brava Michela! Allora, adesso tutte quelle che avete cucinato, aspetto le foto nel gruppo, non sulla pagina, sul gruppo, mi raccomando, perché sulla pagina si perdono, gli altri non riescono a vederlo. Invece sul gruppo rimangono belli visibili a tutti, ok? Quindi mi raccomando, adesso guardo se qualcuno di voi li ha già postati. Per il momento non vedo ancora niente, quindi appena mettete appena mettete le foto, fatta la foto e fatemi vedere. Posterò anch'io le mie, anche se saranno un po' buie perché ovviamente è sera, quindi non si vede benissimo. Però devo dire che questa sera sono venuti come apripista di queste nuove video lezioni. Devo dire che è andato tutto, tutto molto bene. È stata una bellissima serata. Siamo stati un'ottima compagnia, siete stati veramente simpaticissimi. Io per concludere accontento la metà del gruppo, che non so se ci sono ancora, per quelli che mi hanno insistito col giubbotto, ma questo lo dedico a loro, visto che hanno chiesto, lo chiudiamo con il giubbotto. Niente, se non avete altre domande, io direi che ci salutiamo per questa sera. E ci vediamo venerdì prossimo con un'altra ricetta. Domani mattina troverete la ricetta scritta e la videoricetta sul blog. Non vi assicuro, scusatemi, non vi assicuro che ci sarà subito per le 9 in mattinata ve lo carico, ok? E ci vediamo sul gruppo più tardi. Adesso appena ho finito, mi collego e aspetto le vostre foto. Domani con la ricetta e con la diretta registrata ve la metto su YouTube, sul sito, e poi settimana prossima con una nuova ricetta. Ovviamente questa volta sarà salata, perché non è che possiamo fare sempre dolci, lo sapete, vero? Quindi la prossima volta sarà salata, c'ho già in mente una cosa. In più
Novità, lo sapete che in settimana ho comprato l'aggeggino della Silver Quest, ok? Il taglia verdure a spaghetti, tagliatelle e fettuccine. Quindi ho già in mente cosa fare la ricetta per settimana prossima, che è una ricetta abbastanza semplice, che non prevede l'utilizzo dell'attrezzo. Se dovesse avanzare spazio, comunque nell'ora, perché voglio stare circa un'ora, un'ora e mezza, vedete che ho già sforato, se dovesse rimanere spazio faremo anche una ricetta di quelle, se no rimaniamo la settimana dopo, ok? Quindi io adesso vi saluto. Ciao Anna! No, quanto ci manchi, esatto. Esatto, il salato faremo, grazie mille. Allora, ragazzi, io questa sera vi saluto. Faccio l'ultima passerella, visto che me l'avete chiesta. Allacciamo come mi state chiedendo e voilà, un giro. Ok, allora direi che per questa sera abbiamo finito. Vi mando un super mega bacione. Ok? Sono stata benissimo come prima serata, siete stati in tantissimi e sono stata felicissima di averla passata con voi. Vi ringrazio per la compagnia, per la condivisione del video, per tutti quelli che l'hanno condiviso. E ci vediamo sul gruppo, vi aspetto. Adesso chiudo 5 minuti e vi raggiungo di là sul gruppo, così possiamo scriverci ancora per un po'. E niente, poi in diretta ci vediamo venerdì prossimo. Quindi un bacione. Ciao, buona serata a tutti, eh? Mi raccomando, settimana prossima ricetta salata.